Giornata di festa stamane all'Istituto Don Bosco di Agrigento per un progetto di creatività. Lei è la responsabile, ce ne parli? Sì, allora il progetto dal titolo Creatività estemporanea, sinergie tra musica, pittura e poesia mira principalmente a sviluppare la creatività e il senso estetico nei bambini e nei ragazzi, avvicinandoli al mondo dell'arte e quindi a provare delle esperienze sensoriali. Infatti esso è stato realizzato grazie appunto a un procedimento sinestetico e ciò vale a dire il percepire insieme le sensazioni scaturite delle varie discipline artistiche come la musica, la pittura e la poesia. Il progetto praticamente ha previsto la partecipazione sia delle classi della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado e è stato redatto sotto forma di laboratorio attivo d'ascolto dove i ragazzi hanno potuto ascoltare vari brani musicali che spaziano tra la classe il pop, il jazz, il rock, sino ad arrivare alla musica dei nostri giorni, e in modo tale che siano anche delle musiche vicine alla loro esperienza, vicino appunto alla loro sensibilità. In questo modo essi per un giorno, per due giorni, a secondo gli incontri e le lezioni frontali che hanno potuto usufruire, sono stati autori di riflessioni, di spunti di racconto e anche autori di opere grafiche e di dipinti.